Benvenuti a un video speciale di collezione Disney, come infatti vi avevo promesso nei video dedicati all'album di figurine Donald Duck 90, eccomi con un video di confronto tra l'ultimo album di figurine legato a Topolino e i due sempre dedicati a Paperino, allegati ormai più di 30 anni fa al settimanale disneyano. La caratteristica principale di questi album, insieme a quelli di cui ho parlato nella puntata apposita di collezioni Disney, vi lascio il link in descrizione, è che sono tutti album di figurine abbinati a Topolino, per cui non era necessario acquistare l'album, cosa che è invece da fare con il nuovo album dedicato a Paperino, annunciato su Anteprima. Come potete vedere, i tre album hanno dei formati leggermente diversi. Due sono verticali, Paperino più che mai e Paperino 90, e l'altro è orizzontale, Paperino Story. Paperino più che mai uscì in occasione dei 55 anni di Paperino all'inizio dell'anno, febbraio 1989. In realtà non era quindi esplicitamente abbinato ai 55 anni del personaggio, ma semplicemente proseguiva con l'album di figurine dedicato a Topolino, uscito l'anno precedente. Invece Paperino Story uscì a maggio di 30 anni fa, in occasione appunto dei 60 anni di Paperino, in maniera tale che una volta completato sarebbe stato appunto completo proprio in occasione del compleanno di Paperino. A differenza invece di Paperino 90, che Panini ha deciso di allegare a partire da giugno del 2024 e poi sarebbe stato completato nel corso del mese successivo. Oltre a queste differenze del periodo di pubblicazione, ci sono anche differenze a livello materiale. Paperino più che mai, fondamentalmente, oltre a una copertina cartonata però meno rigida rispetto a quella di Paperino 90, presenta anche della carta su cui mettere le figurine, più rigida rispetto a quella degli altri due album successivi. La carta più leggera, inclusa la copertina, è quella invece di Paperino 60, mentre con Paperino 90 abbiamo un prodotto molto più simile agli album di figurine che ci sono attualmente in circolazione. Di fatto, pur se in piccolo, anche se Paperino 90 è comunque leggermente più grande rispetto a Paperino più che mai, è un vero e proprio album tipico di quelli che vengono distribuiti da Panini. Anche le figurine in realtà sono abbastanza simili tra quelle che aveva realizzato Disney Italia per gli album e quelle realizzate da Panini. Fondamentalmente il materiale delle figurine non ha subito, diciamo, grosse modifiche e cambiamenti. C'è da dire però, almeno per quel che ricordo come si sono staccate le figurine, che forse le figurine di Paperino più che mai erano leggermente migliori di quelle di Paperino 90. In particolare mi riferisco alle figurine sagomate su Paperino più che mai. Infatti alcune figurine non erano semplicemente tonde o tondeggianti come in Paperino 90, ma proprio sagomate. Se la memoria non mi inganna, si sono staccate molto meglio rispetto a quelle tondeggianti di Paperino 90. Come potete notare, comunque, nonostante non abbia perso nessuno dei numeri di Topolino da quel 1702 in poi, cioè il Topolino in cui arrivò Disney Italia, l'album di figurine di Paperino è incompleto. Questo probabilmente perché ho perso proprio le figurine chissà dove, in quale meandro, e non le ho ovviamente ritrovate in questi anni che ho un po' alla volta risistemato e messo a posto la collezione disneyana. Questo però ci porta alle differenze redazionali presenti nei tre album. Mentre Paperino più che mai è realizzato proprio come se fosse una vera e propria storia raccontata in prima persona da Paperino, iniziando dagli esordi, quelli con la gallina e la saggia, e passando quindi attraverso la trasformazione in figurine di varie vignette realizzate da autori come Floyd Gottfredson, Altalia Ferro, Manu Scarpa, Giovan Battista Carpi, con Paperino Story o Paperino 60, come l'ho chiamato prima, abbiamo invece una struttura molto più da album di famiglia, dove le varie pagine sono dedicate ciascuna a un personaggio differente.
Anche in Paperino 90 abbiamo una parte dedicata a familiari e amici di Paperino, però in questo caso, mentre il testo è scritto in terza persona relativo al nostro amato Paperino, ogni capitolo, diciamo così, in cui l'album è suddiviso, racconta un aspetto della personalità di Paperino. Inoltre, rispetto agli album precedenti, abbiamo anche alcune autoconclusive. Nel complesso, quindi, se consideriamo come è strutturata la parte redazionale e il materiale con cui sono stati realizzati, probabilmente la mia preferenza è un po' di più su Paperino 90, anche se di poco rispetto a Paperino Più Che Mai, dove appunto il vantaggio sta soprattutto nella qualità della carta, che secondo me è un po' meglio rispetto a quella di Paperino 90. Ovviamente, se avete tutti e tre questi album e ovviamente avete una preferenza rispetto a questi tre, lasciate in commento quale di questi album preferite. Ma anche semplicemente basandovi soltanto su quanto vi ho mostrato e raccontato in questo video, che ormai è giunto alla fine, per cui non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notizie su tutti i nuovi video caricati, inclusi quelli di Collezione Disney, che spero presto possa riprendere le trasmissioni regolari dopo tutti gli speciali che ci sono stati in questi mesi. Saluti a tutti!